Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Benvenuti a Restart. C'è sempre questa cosa della cravatta e della camicia che viene fuori e dobbiamo metterla a posto. Benvenuti innanzitutto. E partiamo con una frase che mi piace per iniziare questa bella puntata: è non rinuncio mai alle cose che mi rendono felice. Non è egoismo, è gioia di vivere, di Paolo Coelho. Ecco, non rinuncio mai a ospitare delle belle imprese, delle belle aziende, non rinunciamo mai, vero Giusy? Vero, meno male. Meno male, meno male. E abbiamo l'onore, così, il piacere di avere ospite l'azienda che è di Brescia, ma è dappertutto perché lo scopriremo presto, Intred, con il suo CEO, Daniele. Eccoci qua, benvenuto, benvenuto. Grazie a voi per avermi ospitato. Benissimo, eccoci qua, siamo qua per parlare di Intred e tutto quello che è, quello che facciamo, quello che stiamo facendo adesso. Siamo collegati in streaming, siamo collegati in Sky, quindi tutto quello che viaggia sulle comunicazioni, sul digitale, è rappresentato dall'azienda di Intred, vero? Sì, diciamo che la gran parte dei dati ormai viaggiano sulle reti internet, sulle reti in fibra ottica, che è quello che noi facciamo quotidianamente. Li abbiamo visti perché sono in tutti i piccoli paesi. Hanno portato, vedete questa piccola riga che c'è sull'asfalto e che sotto c'è la fibra, insomma, c'è questo cavo, questa posa, giusto? Esatto, diciamo che la nostra società negli ultimi anni ha fatto importanti investimenti proprio finalizzati a sviluppare le reti su tutto il territorio della Lombardia diciamo a differenza dei grandi operatori che hanno concentrato di più la loro attenzione sulle grandi città, la nostra azienda si è concentrata maggiormente sui centri un po' più piccoli, dove però abbiamo la possibilità di raggiungere molte aziende, molti e le case di molti cittadini che ora o che sono stati in passato in digital divide. Questa è una bellissima cosa perché permette alle piccole e medie aziende, alle aziende, alle famiglie proprio di cavalcare quello che molti si riempiono la bocca di digitalizzazione. Eccola qua, vero Giusy? La possibilità di avere e di fruire. I figli sono a casa, devono lavorare in DAD, la famosa DAD, nel senso di studiare online. Questa cosa qui è permessa anche dal collegamento della fibra. Si sono concentrati in Lombardia. In Lombardia perché la Lombardia è il motore naturalmente dell'Italia, ce lo diciamo spesso, e ha bisogno di questo aspetto qui, di velocizzare questo passaggio alla tecnologia. Lo notiamo anche in questi giorni, vero Giusy, in borsa, la concentrazione per quanto riguarda l'offerta ad esempio del fondo KKR su TIM, che al suo interno ha tutto un mondo di connessioni, di società, ne cito una, Open Fiber con Enel e quant'altro, tutte legate al discorso della comunicazione e della digitalizzazione, vero Giusy? Ha dato un po' di accelerazione in questi giorni. E di attenzione a quello che succede, anche sì, perché dice cosa mi interessa a me della fibra, cosa mi può interessare a me piccola media azienda, cosa può interessare a me piccola media azienda la fibra? Beh, grazie a una connettività di maggiore qualità, di livello più elevato, si possono fare tantissime attività che in passato non erano nemmeno immaginabili. Oltretutto ha dei costi molto più contenuti rispetto a quello che si pagava qualche anno fa. Si può portare in cloud tutta una serie di servizi, si possono quindi beneficiare di sistemi di sicurezza particolarmente evoluti, si possono pubblicare contenuti su internet, in streaming, come lo stiamo facendo in questo momento, e tutto in modo molto, molto semplice e molto fluido. Ha detto una cosa molto importante: la gestione dei dati mi permette di poter
con questo attrezzo che abbiamo tutti in tasca, poter essere, accedere a dei dati della mia azienda o dei dati familiari, dei dati personali, in questa famosa nuvola, dove la rappresentiamo come una nuvola immaginaria, ma è fruibile. Ovunque sono, posso accedere a questi dati e poter lavorare, poter comunicare, poter essere presente sul mercato in maniera... Ha detto una cosa importante il dottor Peli, ha detto in maniera sicura, perché proteggiamo questi dati da malintenzionati che possono tentare di rubare, vero Giusy? C'è questo aspetto. Sì, purtroppo gli episodi di cyber attack sono sempre più frequenti per le nostre aziende e questo comporta un rischio in termini sia di continuità di business sia in termini appunto di diffusione dei dati, di dati sensibili che noi abbiamo, che ogni azienda ha, che ogni studio, che ogni professionista ha, in quanto gestisce i dati dei propri clienti, dei propri dipendenti, dei propri collaboratori. Quindi chiaramente questo aspetto di sicurezza è fondamentale per l'utilizzo di tecnologie, per l'utilizzo e per l'obiettivo di raggiungimento della digitalizzazione. Il primo obiettivo da raggiungere è sicuramente la protezione e la tutela dei dati per evitare l'utilizzo improprio e fraudolento da parte di chi è malintenzionato e da parte di chi vuole sfruttare queste tipologie di dati per altri scopi, dal fatto di potersi proporre in modo, diciamo, in modo discutibile all'utilizzo proprio per magari anche atti di delinquenza come il furto d'identità piuttosto che altri atti veramente negativi, insomma, ecco. Quindi la tutela patrimoniale anche con una piccola soluzione assicurativa può... Certo, le aziende possono proteggersi da queste tipologie di crimini attraverso le protezioni, attraverso una copertura assicurativa che ormai sul mercato è diventata una polizza, una tipologia di strumento di copertura diffuso, proprio perché comunque l'utilizzo della tecnologia all'interno delle nostre aziende è molto importante. Parliamo anche di tutto il processo di interconnessione che fa parte dell'industria 4.0. Pensiamo a un'azienda che basa la propria produzione su questa tipologia di organizzazione di produzione, dovesse esserci un attacco informatico, dovesse esserci un attacco cyber, e chiaramente cosa succede? Che la produzione dovrebbe fermarsi piuttosto che subire delle interruzioni di qualche ora piuttosto che di qualche giorno. Chiaramente, ecco, queste coperture vengono utilizzate per eventualmente proteggersi dal danno della mancata produzione, dal danno della mancata consegna ai propri clienti e il danno anche dell'utilizzo di dati informatici in maniera fraudolenta, perché comunque laddove i dati vengano rubati e quindi terzi dovessero impossessarsi dei dati, noi siamo responsabili come imprenditori, quindi tutto quello che è l'aspetto dell'autodenuncia dal punto di vista dell'utilizzo dei dati di privacy che non viene rispettato. Non meno quello della reputazione, vero Giulio? L'aspetto reputazionale chiaramente. È molto importante. Tutto quello che fa parte della protezione dell'azienda. Ma torniamo a parlare invece con il nostro CEO che è qui presente di Intred, dottor Peli, per quanto riguarda l'aspetto vostro. Siete una storia affascinante, siete partiti, quando siete partiti, dottore, negli anni? Ma l'azienda è stata fondata dal sottoscritto e altri due amici nel 1996, poi ci sono stati dei cambiamenti societari poco dopo e di fatto la mia famiglia ha acquisito la società al 100%, si è sviluppata direi molto bene per fino direi al 2010 e utilizzando prevalentemente le infrastrutture del principale operatore nazionale che era Telecom Italia. E quindi come del resto facevano un po' tutti gli operatori all'epoca, però nel 2010 abbiamo deciso di dare una svolta a questa attività, ci rendevamo conto che le marginalità e la qualità del servizio che potevamo erogare ai nostri clienti utilizzando infrastrutture che utilizzavano tutti, non potevano distinguerci sostanzialmente e quindi abbiamo cominciato nel 2010 a costruire una nostra rete proprietaria. Come diciamo spesso, Giusy, hanno fatto distinguersi per non estinguersi,
perché distinguersi vuol dire anche per loro cambiare e sopravvivere, cambiare, e l'evoluzione li ha portati poi recentemente, penso un anno fa, a una cosa che affascina sempre me e te dal punto di vista imprenditoriale, all'affaccio al primo gradino della borsa, alla quotazione all'AIM. Sì, difatti diciamo, i risultati che stiamo ottenendo sono figli di quella scelta del 2010, no? Quindi anticipare le scelte, intuire i cambiamenti con anticipo è fondamentale per il futuro di ognuno di noi, ma soprattutto delle aziende che devono competere quotidianamente con magari dei giganti, come era il nostro caso. E per la verità siamo arrivati al 2017 con ottimi risultati e investimenti molto importanti. Quindi ci rendevamo conto che per poter continuare su questa direzione, anzi per accelerare questo processo di investimento, era importante fare un salto di qualità e quotarci per raccogliere appunto denaro fresco e appunto fare un'accelerazione degli investimenti. Ecco, vedete, adesso questo qui, questo piccolo pezzo lo taglierò e lo manderò in loop perché è formazione per gli imprenditori, questo qui è scuola per gli imprenditori, per le piccole e medie aziende che sono a un bivio, che devono riflettere e intuire, come ha detto l'imprenditore, che è l'anima dell'azienda. Noi siamo consulenti, gli imprenditori sono loro, non ci dobbiamo confondere i ruoli. L'imprenditore sente nell'aria il cambiamento, lo intuisce, lo cavalca, anche quando il vento tira contrario. Nel 2010 ha intuito questo aspetto e poi l'ha portato a fare questo salto che permette all'azienda di avere denaro per investimenti, per aprirsi al mercato, per anche farsi conoscere alla platea più ampia dal punto di vista, quando si dice marketing finanziario, eccolo qua. Marketing finanziario non è solo la raccolta di denaro, ma anche l'impiego. Soprattutto, perché la raccolta di denaro è fine a se stessa, se non viene utilizzata non genera valore. L'esempio di Intred è un esempio davvero da case history, perché è chiaramente un imprenditore o gli imprenditori che hanno saputo, diciamo, approfondire quelle che potevano essere le esigenze del mercato, quindi il fatto di capire che il futuro sarebbe andato in quella direzione e quindi decidere di destinare delle risorse per effettuare degli investimenti importanti, perché in questo ambito gli investimenti sono rotativi, devono avere la capacità di rientro ovviamente e anche essere rotativi. Sono investimenti importanti, sono quegli investimenti che davvero per rientrare hanno l'impatto nel conto economico e questo aiuta nel tempo a dare continuità all'azienda, perché comunque genera il giusto ritorno di investimento e genera la capacità di creare valore. Chiaro che però quando sempre di più il business diventa di spessore, la decisione che è stata presa di affacciarsi alla quotazione, quindi di affacciarsi all'AIM, è stata una decisione proprio di lungimiranza, di continuità del business, proprio perché gli investimenti hanno bisogno sempre più di liquidità, sempre più di nuova linfa. E questo ha fatto sì che attraverso questo processo di accesso al mercato della finanza, che non è quello ordinario, ma è un accesso straordinario, quindi attraverso quindi la condivisione del progetto con qualcuno che fosse un investitore esterno, ha fatto sì che comunque la continuità ci fosse. Complimenti. Complimenti per l'intuizione, complimenti per l'azienda che nel backstage, prima non abbiamo salutato, scusateci, il nostro sponsor che è Lucaffè, abbiamo preso un caffè nel backstage come uso qui a Restart per un attimo di accoglienza degli ospiti con un buon caffè. Ci ha parlato del del 160 persone che collaborano all'interno dell'azienda, 160 famiglie. E la domanda mia è stata, ma siamo ancora con venti abbastanza e con le onde del mare ancora agitato dal discorso pandemia, ma nel periodo più buio, cioè proprio nell'anno 2020, cioè nel periodo più così ostativo anche per molte aziende, Intred, come ha cavalcato questa tempesta che si è abbattuta sulle piccole e medie aziende italiane? Come avete cavalcato, come avete steso le vostre vele?
Ma sicuramente la pandemia ha avuto un impatto molto forte sulla nostra attività, ovviamente creando delle difficoltà di tipo organizzativo, ma devo dire dal punto di vista economico per noi è stato un impatto tutto sommato positivo. La gente, le persone, le imprese hanno capito che quanto era importante in quel momento avere un sistema di comunicazione più efficiente e quindi questo ha portato molti imprenditori e molti cittadini a passare a tecnologie più performanti basate sulla fibra ottica e quindi in quel periodo, in quei mesi, in questi ultimi due anni la crescita di domanda per questo tipo di connettività più performante è stata molto molto forte e ha sostenuto la crescita dell'azienda, ma anche ha messo sotto pressione un po' la nostra struttura che ci ha portato nel giro di pochi anni ad arrivare a circa 170 dipendenti e oltretutto di grande qualità. Ecco, mi piace ricordare un aspetto importante della quotazione su borsa italiana che magari molti non considerano, no? Per fare una buona squadra che può vincere i campionati servono dei bravi giocatori, no? Tutti parliamo. Anche un buon allenatore. Anche un buon allenatore che qui si è dovuto accanto a noi. Sicuramente anche un buon allenatore, un buon staff tecnico, come si dice. Però servono soprattutto dei bravi giocatori. E devo dire che grazie alla quotazione Intred è diventata molto più attrattiva anche per il personale e questo ha aiutato moltissimo. La ricerca di qualità di personale formato, ingegneri, immagino. Esatto, esatto. Persone che si contendono le imprese, se li rubano, aperte e chiuse virgolette, perché la qualità delle persone all'interno della digitalizzazione c'è, ricerca di personale. Intred, se andiamo sul sito, ringrazio sempre Lillo alla regia, troverete sempre Lavora con noi aperto, nel senso che la ricerca di personale sul sito c'è sempre e personale di qualità e lavoro, c'è sempre l'opportunità di poter confrontarsi con imprese di questo genere e di essere accolti all'interno della famiglia di Intred, anche perché oltre che essere attrattiva noto sempre che l'attenzione che c'è verso le risorse interne ha portato ad avere anche un piccolo grande, penso grande, progetto di welfare aziendale. Ne parliamo spesso di welfare aziendale con la Giusi, voi l'avete già fatto partire. Sì, devo dire che l'attenzione nei confronti del personale è molto forte all'interno della nostra azienda, perché io dico sempre le aziende sono fatte di persone, di muri, sono fatte di macchinari, per quanto ci riguarda sono fatti molto di cavi, ma sono fatte soprattutto di persone. Certo. E quindi il gratificare le persone è estremamente importante. È vero che si va al lavoro non solo per... ovviamente certo. Non è l'aspetto economico l'unica leva, però è una leva molto importante. Sappiamo oggi che il livello di tassazione per il costo del lavoro, per il lavoro è molto importante, fiscale, sì. Il cuneo fiscale è molto forte, quindi il welfare è uno strumento molto importante. Tra l'altro un'altra soluzione che abbiamo trovato da società quotata è quello di premiare i dipendenti di più alto livello con un piano di stock grant che sta incentivando direi molto bene il personale che ha degli obiettivi più importanti all'interno. Strategie di fidelizzazione. È una strategia di fidelizzazione molto molto forte questa qui, Giusi, la trovo anche dal punto di vista imprenditoriale. Sì, sì. Un'idea molto intelligente, anche condividere, se l'azienda è Florida, condividere anche
all'interno questo aspetto qui? Beh, è anche gratificante per i collaboratori, cioè davvero dalla volontà di lavorare, di essere parte della famiglia di Intred, quindi attraverso tutta una valorizzazione del progetto di Intred al welfare aziendale, a questo tipo di iniziativa di fidelizzazione dei propri collaboratori, sicuramente c'è una valorizzazione importante di quello che viene tecnicamente definito capitale umano, ma è giusto definirle persone, perché sono persone che collaborano in team, che lavorano insieme per riuscire a dare risultato ai clienti di Intred ed essere performanti si è proposta la proprietà di Intred, come si è proposta la famiglia. Bellissimo Giusy, anche perché Giusy si parla spesso sul canale 810 in streaming qui a Restart di progetti di welfare. Certo. Andate a vedere le puntate su YouTube, poi Maurizio Your Solution, troverete tutte le aziende che sono state ospiti e alcuni interventi di Giusy per i piani welfare che sono importantissimi. Non senza rivelare segreti, i vostri piani di sviluppo futuri, c'è qualche progetto interessante che avete in cantiere oltre alla digitalizzazione delle imprese lombarde, oltre a accelerare tutto quello che è legato all'industria 4.0, perché se il robot, se non c'ho il collegamento veloce, il robot si ferma e quindi la produzione si ferma. Ma stiamo sicuramente facendo un progetto molto importante e che ci sta anche gratificando sia dal punto di vista diciamo economico, ovviamente, perché siamo un'impresa, ma anche dal punto di vista di soddisfazione del personale, come imprenditore e come azienda. Recentemente la nostra società ha vinto un bando con la pubblica amministrazione per collegare ad internet in banda ultralarga, quindi in fibra ottica, con connessioni a 1 gigabit, tutte le scuole della Lombardia. Ah, è un progetto che vale circa 40 milioni di euro. Bellissimo. Che noi dobbiamo realizzare in 3 anni e poi dobbiamo garantire la continuità per i 5 anni successivi. Ad oggi abbiamo collegato circa 500 scuole e dobbiamo arrivare a collegare più di 4.000 scuole entro l'aprile del 2024. Ecco, questo che bella è un progetto. Che bella notizia che ci ha portato qua a Restart, veramente bello, perché la cultura, lo studio, le scuole sono il futuro. La digitalizzazione è questo è il futuro. Questo è, si sente parlare sempre sui giornali di PNRR o di digitalizzazione. Eccolo qua. Mettere a terra in maniera concreta tutti questi progetti, collegare le scuole per rendere più fruibile, più veloce, più necessaria la conoscenza per formare le persone dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umanistico, dal punto di vista e poi degli studenti che diventeranno poi collaboratori di aziende magari come di Intred. Perché no? Giusto? Questo aspetto è importante, Giusy. Ricordiamo, ad esempio, che sono attivi per le piccole e medie aziende, ad esempio, ancora hanno rifinanziato la Sabatini per quanto riguarda l'aspetto di poter comprare macchinari con un tasso agevolato. Ricordiamo anche tutto, Giusy, il discorso del... Tutta la parte dell'industria 4.0 che riguarda quindi investimenti di tecnologia digitale, di interconnessione, quindi appunto tutto quello che ha a che fare con la fibra, piuttosto che la connessione, piuttosto che il dialogo tra i beni strumentali, quindi tutto quello che è l'efficienza tecnologica dei processi produttivi delle nostre aziende. Bene, per questo tipo di investimenti, oltre alla Sabatini, è possibile cumulare anche la parte che riguarda il credito d'imposta, che per chi effettua parzialmente gli investimenti entro il 31/12, quindi con un acconto del 20% entro fine anno, potrà accedere ad un credito d'imposta fino al 50%.
poi viene ridimensionato per il 2022 al 40%, ma comunque sono strumenti, sono linee che davvero agevolano il rientro dell'investimento, oltre che appunto sostenere la parte finanziaria delle nostre imprese, delle PMI che decidono di fare investimenti per il futuro. Ecco, quindi assolutamente state attenti, perché in questo periodo, ma comunque anche nei prossimi mesi, vedremo delle linee tecniche dedicate proprio per andare a sostenere le imprese per gli investimenti e per il futuro delle aziende. Grazie Giusy. Abbiamo anche, concludo io, questo aspetto qui, l'aspetto di Simest. Dal punto di vista, che è ancora aperto questo fondo che si chiama digitalizzazione, sono 300.000 euro per le piccole e medie imprese, di cui c'è una piccola quota a fondo perduto. Interessante anche questo aspetto per le piccole e medie imprese, per dare un piccolo booster per la digitalizzazione. La transizione digitale. Scusami Giusy, hai ragione. Transizione digitale. No. Ma come uso qui a Restart, questa è una concreta transizione digitale, sì, l'abbiamo qui in parte decisamente con il CEO, dottor Peli, che ci ha spiegato una cosa veramente bella, oltre che l'aspetto della quotazione, l'aspetto dell'istruzione in maniera digitale. Chi volesse mettersi in contatto con voi dal punto di vista professionale, cosa deve fare eventualmente? Se c'è qualche giovane ingegnere, c'è qualcuno che potrebbe entrare a far parte della vostra famiglia, cosa deve fare? Direi l'attività è molto semplice, soprattutto per un giovane ingegnere che ha domestichezza con questi strumenti, deve semplicemente andare sul nostro sito e inserire il suo curriculum. Saremo ben lieti di esaminarlo e di fare rapidamente un colloquio per valutare la possibilità di inserirlo in azienda. Come dicevo prima, per noi il capitale umano, le risorse umane sono fondamentali, le aziende sono fatte soprattutto di persone, quindi dico, giovani, non esitate, non abbiate timore di chiedere, di recarvi nelle aziende e a proporvi, perché le aziende stanno cercando proprio voi. Come diciamo spesso, le aziende camminano sulle gambe delle persone, qui sono dei pilastri di Intred, delle belle gambe solide, vero Giusy? Sì, poi insomma anche in termini di curriculum credo che poter fare l'esperienza all'interno di un'azienda come Intred è sicuramente, come direbbe qualcuno, di prestigio. Di prestigio, no? Esatto, di grande prestigio. Vuoi concludere tu? La puntata è volata, ci dispiace perché era affascinante ascoltare tutta la storia di Intred, ma la potete trovare e vi invito ad andare a vedere il progetto di quotazione all'AIM per rimanere nella storia dell'educazione finanziaria. Questa è educazione finanziaria, è vero Giusy, per l'impresa? Beh, abbiamo visto il ciclo di vita di un'impresa che si è mosso in modo dinamico, quindi dalla nascita, dalla costituzione, come ci ha descritto il dottor Peli all'inizio della nostra puntata, fino alla continuità, fino all'evoluzione, quindi alla crescita, al salto di qualità che la proprietà ha deciso di fare nel 2010 per dare continuità agli investimenti e, non ultimo, il passaggio della quotazione all'AIM. Quindi abbiamo visto proprio la nascita, la crescita dell'azienda, che è ancora in crescita attualmente attraverso appunto questo processo di quotazione, ma abbiamo visto proprio tutta la dinamicità di un'azienda che è nata e che cambia nel tempo. Si parla proprio di ciclo di vita delle imprese, come spesso parliamo di ciclo di vita delle persone. Ecco, in questo caso è un esempio davvero molto, molto ampio, che dà visibilità su tutto quello che è il ciclo economico. Grazie Giusy, ringraziamo l'ospite dottor Peli e Intred che è venuto a trovarci, vi invitiamo ad andare a visitare il loro sito e il loro canale YouTube e rimanete collegati con Restart, con le altre aziende e le altre storie di imprese e di imprenditori. Alla prossima puntata! Buonasera a tutti! Buonasera!